Tutto pronto per Frank, Major League, appuntamento delle ore 18 nell'undicesimo round sbordoniano e qui barca subito stampa la conclusione sul calcio d'inizio sulla traversa. Belli de nonno gioia, l'uno di fronte all'altro in questo match di Major League. Nella penultima settimana dedicata alle regular season, chiuderemo alla settimana numero 12. Calendari dei tre gironi e poi dall'8 gennaio riprenderemo, l'ultimo weekend si giocherà il 18 dicembre, 8 gennaio riprenderemo con le fasi finali di Champions in Europa League. In Champions queste due squadre per adesso ci sono e c'è una conclusione disinnescata subito da Frank. Sono appaiate al terzo e quarto posto, belli di nonno e ovo gioia, un punto solo di differenza. 15 punti per i belli di nonno, 14 per gli ovo gioia, nelle 8 partite giocate, l'ultima per entrambe. Su 15 gol, occhio a questo tentativo di nonno. Colpo di testa di Tiziano Barca, ancora una volta col destro, alza Natale e poi colpo di testa di Antonio Scarpa. Prima nona, mamma mia, quasi scontro terribile qua, eh. Per fortuna c'è il pallone in mezzo alle due teste. Frank in mezzo Baker e nonno che allontana in due teste. Scivolata la tiene. Barbella, su di lui c'è un urto, poi la palla che passa. Ancora Barbella che lancia il pallone in mezzo a quattro maglie rosse. Barca. Salta secco Cardillo, destro dentro, Barbella appostato lì, rete! In buca d'angolo Barbella trova il primo gol stagionale su assist di Barca, è il primo? Primo gol stagionale per lui, lo merita tutto, perché grande stagione quella di Barbella, la prima con continuità nel nostro circuito, nella selezione di D'Angelo, 1-0. Belli de nonno segna il terzino destro, proprio in risposta alla squadra che segna con i terzini, dopo gioia. Che come il Real Madrid un po' hanno frenato la corsa. Intanto Barca, sinistro rete, dal doppio immediato dei belli de nonno. E come stavamo dicendo, io ho gioia, come il Madrid in questo momento qua. Bombone di Riccio col destro. La risposta di Natale, poi De Marco sulla seconda chance regalata da Francesco Stasera. Cardillo prova sotto, rimane là quel pallone clamoroso, non era male. Aprea subito per innescare Spena, controllo sinistro e palla in rete, 3-0. Assist di Aprea, controllo e sinistro magistrale di Spena, bello proprio questo gol, viene corto, mollo. Leggio, occhio Natale, chiude la porta, stavano facendo un biscottone i ragazzi maglia rossa e ci riprovano ancora, non c'è fallo là, fondo, Cennamo dentro, colpo di testa, miracolo di Natale, su di dietro di D'Angelo, subentra ma scivola Riccio, poi si allarga Cristiani e se ne va, tiro cross, palo gol, clamoroso. Serata no per Iovo Gioia, perché qua Cristiani chiede scusa, non lo voleva fare apposta. Questa è una maledetta che si stampa sul palo. Questa è la Florenzi proprio. In avanti D'Angelo, sul duello uno contro uno, Spena Cardillo. Attacco di Spena, chiude Cardillo, subentra nonno, dalle retrovie, sale un po', occhio perché c'è un uomo nell'aria, palla Spena. Scavetto nonno, realizza Grampa, cinquina dei belli de nonno, controllo al VAR. Parte di Frank. Prova e la paratona di Frank. Manona, tesa, calcio d'angolo. Per due o tre interventi del portiere belli di nonno, mantiene la porta inviolata in questo primo tempo. 5-0 per la squadra di Dario D'Angelo. Riccio. Sinistro improvviso. Natale afferra in due tempi. Lontana nonno. Occhio al rimpallo. Natale. Con guizzo. Dillo. Un momento in cui. Oh, occhio. A Gabbo che cerca la verticale per Spena, aggancio grasso. Una palla che non riusciva a uscire dalla metà campo e belli di nonno improvvisamente arriva addirittura al portiere grasso. De Marco, gran finta e destro, non ci credo. Parata sul palo di Frank. Barca
per Cristiani. Nonno destro, traversa, non entra, poi barca su fonda, prova dentro, ma Cristiani con un destro sinistro recupera e va da Prea che giganteggia sul pallone. Poi lo sparano dalle retrovie, c'è un autogol clamoroso di Francesco Scarpato, mentre Aprea si era azzeccato a terra, mi stava facendo ridere. 6-0, belli dei nonno. Cristiani controllo sinistro e poi raccoglie nonno Grasso. Spena. E neanche Aprea. Gran palla per Barca al volo! Palo clamoroso anche dei belli dei nonno. Mani piedi. C'è Caspena. Gran controllo anche questo. 2 contro 2. Prova a essere trasparente. Ci riesce. E c'è il tocco fuori. Incredibile. Fantasma Spena. Casper. Passa attraverso i corpi. Ancora Grampa. Lavora il pallone per Spena. Primo palo. Angolo. Che ha avuto più continuità nei... D'Angelo spacca la traversa. Favore della squadra in maglia rossa. Vediamo Iovo Gioia se ci riprovano con un'azione qua con Riccio. Pivelo di Barca. Attacco di Spena. Tiziano nell'angolino. Grande manovra e grande azione tra i due, Spena e Barca. Realizzano ancora i belli dei nonni. Il contrario, la squadra in maglia bianca. Vediamoci il nome. Accelera, prova Natale. Saranno secondi in Maior. E qui Barca va a correre Varbella, che sceglie Spena, che nell'area di rigore è quasi non marcato. L'1-2, doppietta di Varbella. Doppietta di Varbella. Bombone. Varbella, non ci credo, spinta la tiene in campo. Spena, finta, dentro, nonno. Varbella, nonno, la superiorità numerica ce l'hanno i ragazzi maglia bianca. Riccio prova, incrocio pieno, pazzesco. Triplice fischio di Frank, si sbatte sull'incrocio dei pali, l'ultima palla del match. Anche Barca con la traversa ci illumina così, la SL Cam. Vincono i belli di nonno, saranno i secondi della Lega di Major League. Francesco, finale di stagione, era l'ultima partita per entrambe le compagini, la partita per il secondo posto di Major, tanta sfortuna nel primo tempo, poi nella ripresa hanno meritato loro il vantaggio, che però è diventato dopo, secondo me, disumano per i valori in campo, non è questa la verità. Arriverete o terzi o quarti in questo girone dopo la pausa, si andrà direttamente in Champions. Come ci arriva l'Ovo Gioia? Oggi siamo... Ho subito, penso, il tracollo peggiore abbiamo mai subito, ma proprio nella storia del calcio da quando giochiamo, almeno da quando gioco io. Penso che le motivazioni le capiremo vedendo la partita. Da quello che ho potuto capire, in mezzo al campo, comunque il loro portiere ha fatto tantissime parate, anche quando stavamo sul 2-0, 3-0. Ma quello che ci deve far riflettere, penso che... Avete mollato sul 3-0. No, ma abbiamo mollato sì sul 3-0, ma il fatto è che quando non per tante domeniche non vengono a giocare sempre gli stessi... Si perde equilibrio. Poi si perde equilibrio e infatti io per più domeniche ho parlato con Fabio, il portiere, perché comunque è chiaro che il portiere è fondamentale. Mo voglio ringraziare Alessandro che oggi ci ha aiutato, però... è fondamentale, sono fondamentali tutti e quindi se vengono a mancare le pedine si subisce questo. E allora? Una sconfitta, quindi ci arriviamo in Champions veramente male. Fammi anche auguri buon Natale. Buon Natale. Buon Natale da Iovo Gioia, Dario, alzati con me. Andiamo, io e te camminiamo. E allora, la tua squadra è belle nonno, l'abbiamo detto, la squadra più continua della tua gestione in tante edizioni giocate fino a questo momento, però la squadra che appunto negli 8 elementi ha raccontato più continuità e si è visto, arrivate secondi, si poteva fare qualcosa in più?
Ma sì, alla fine le partite ci siamo giocate tutte. Abbiamo perso contro i GB Tocala, dove mancava meno un punto dai Machinette, che ora giocano e poi avranno, sì, anche... Sì, abbiamo fatto la differenza allo scontro diretto, dove è finita 2-1, poteva finire 2-1 all'altra parte. Quindi vero, ci sta. Senti, sarete altissimi nel ranking, sarete almeno tra le prime 6. Poi vedremo se addirittura meglio. Sarà un sorteggio in cui pescherete una delle ultime 6. Come ci arrivano? Belli del nonno? Arriviamo in crescita. In crescita, il gruppo si è compattato assai e stiamo trovando la giusta quadra. Quindi speriamo di giocare come oggi, se no anche meglio. Metterai delle regole sull'alimentazione che verrà in chiave natalizia? Solo su Cristiani. Solo su Cristiani? Fammi un auguro di Natale. Buon Frank Natale. Anche tu. Buon Natale. Ok. Buon Natale, ragazzi.